Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come aggiornare il firmware GTX via browser tramite Buddy. Questo metodo attualmente è l'unico supportato dal team GTX, il vecchio metodo tramite configuratore non è più valido in quanto quel software è stato dismesso. In questo video userò una Radio Master Pocket, ma i passaggi sono identici per qualsiasi altra radio che supporta GTX, potete quindi seguire questo tutorial anche se avete un radiocomando diverso dal mio. Prima di iniziare vi ricordo che se il vostro radiocomando è OpenTX, tutti i modelli andranno persi e andranno rifatti da zero. Se invece avete già GTX e state facendo un semplice aggiornamento, modelli e configurazioni verranno mantenuti al 100%. Per procedere con questo metodo ci servirà un browser compatibile con le web serial, come Microsoft Edge o Google Chrome. Io userò Edge. Apriamo il browser e andiamo su questo indirizzo, vi lascio il link in descrizione. Una volta su questa pagina possiamo salvare l'applicazione cliccando qui. In questo modo si creerà un collegamento sul desktop e potremo accedere all'app come se fosse un software a sé stante. Io l'ho già fatto, quindi clicco qui per passare all'applicazione. Come vedete l'interfaccia è identica, solo che il sistema ha rimosso la barra degli indirizzi e altre cose che non ci servono. Molto bene, a questo punto possiamo procedere. Qui scegliamo sempre l'ultima versione disponibile. In questo punto scegliamo il modello della radio da aggiornare, possiamo aiutarci anche con la barra di ricerca per fare prima. Una volta selezionato il nostro modello spostiamoci un attimino sul radiocomando. A questo punto possiamo collegare il cavo USB, mi raccomando in questa fase la radio deve essere spenta, non succederà nulla ma è normale, non preoccupatevi. Ok, dopo aver ricollegato la radio ritorniamo sul Buddy e clicchiamo flash via USB. In questo punto scegliamo STM32 Bootloader. In alcuni casi potreste trovare un elenco di periferiche, tra tutte le varie scelte quella giusta è sempre STM32 Bootloader. In questo punto clicco Next, quindi Start Flash. Molto bene, il sistema sta scaricando e aggiornando il firmware. Perfetto, aggiornamento completato. Ora accendiamo la radio. Come vedete GTX si carica in modo corretto. Adesso possiamo gestire i contenuti della microSD, infatti è buona prassi mantenere questi contenuti aggiornati al pari di GTX. Prima di iniziare è sempre meglio fare una copia di sicurezza dei contenuti della microSD, nell'eventualità che qualche dato vada perso. Ok, con la radio accesa inseriamo il cavo USB. Poi scegliamo USB Storage. Ora con la radio accesa e collegata al PC ritorniamo sul Buddy e clicchiamo su SD Card Content. Come possiamo leggere questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e potrebbe non funzionare come si deve. Se avete problemi è possibile copiare i contenuti della microSD in modo manuale, in descrizione vi lascio un tutorial per procedere in questo modo. Comunque io ho già avuto modo di creare i contenuti della microSD e posso dire che è andato tutto bene. Dopo aver collegato la radio accesa e selezionato USB Storage, clicchiamo su SD Card. Qui si aprirà questa finestra dove dovrete scegliere la vostra microSD, nel mio caso è l'unità F. Scegliamo la root della microSD e clicchiamo su Seleziona cartella. Adesso scegliamo l'ultima versione firmware e il target della nostra radio. Per quanto riguarda il pack delle voci, scegliete italiano o la lingua che preferite. Ora clicchiamo su Applica cambiamenti, partirà in automatico l'aggiornamento dei contenuti della microSD. Questo processo delle volte può richiedere alcuni minuti, io velocizzo un po' il video. Perfetto, il processo è finito, i contenuti della microSD sono aggiornati. A questo punto abbiamo finito, la radio è pronta per essere utilizzata e possiamo rimuovere il cavo USB.
Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.